Entrando abbiamo incontrato Chiappetta intanto e questo è l'incontro che c'è stato con i ministeri previsto, che si è limitato all'incontro con Chiappetta per il Ministero della Pubblica Istruzione, non c'era il MEF perché l'incontro sarà successivo. Naturalmente la situazione che si è venuta a creare è quella che il governo, visto che sta per andare via, vuole tirare in porto il frutto del proprio lavoro e quindi ha chiesto praticamente un po' a tutti, tra cui anche a loro, di mettere in campo quanto era stato previsto per la questione degli inidonei. E quindi, siccome in ballo c'è il DPCM deve essere naturalmente varato. E nell'interlocuzione, da quello che abbiamo capito, chi è stato con me poi integri nel caso, tra il Ministero e la funzione pubblica, diciamo che la questione è nei termini del cerchiamo di rendere meno grave la situazione, meno grave possibile la situazione. E il meno grave possibile, poi questo l'abbiamo scoperto alla fine quando io ho posto delle domande, è praticamente cercare di occupare tutti gli ITP sulle proprie classi di concorso, cioè diminuire il numero totale di coloro che devono passare, anche in relazione al fatto che le cifre date dal Ministero, sia in termini di personale sia in termini di risorse, non sono quelle richieste, perché, ma noi lo sapevamo, ai 3.500 inidonei ci dovrebbero essere un 4.000, compresi i 500, se non, come avevamo detto prima, un 4.500, perché a inizio seduta metto 4 e 5, poi hanno aggiustato a 4. Di queste cifre, naturalmente, anche le corrispondenti cifre economiche del risparmio dovrebbero essere riviste. Quindi è chiaro che quello che loro stanno cercando di fare è capire, perché io ribadisco, c'è una impossibilità tecnica dell'applicazione del DPCM, perché non si sa chi è il più malato o il meno malato da dover mandare o non mandare in esubero o inserire o non inserire nei posti, tante anche la difficoltà relativa al fatto che non c'è una reale corrispondenza tra il numero di inidonei e il numero di posti ATA territorio per territorio, perché ci potrebbe essere naturalmente una presenza differenziata che non potrebbe dare luogo ovviamente alla messa a posto del personale così come previsto. Quindi loro devono fare i conti su questo. Naturalmente io ho loro rappresentato tutti gli emendamenti che sono stati presentati, cosa di cui loro non erano a conoscenza, e quindi bisognerà fare un ulteriore passaggio in questo senso, perché poi non è che basta, giustamente come ci hanno fatto notare, che siano stati presentati gli emendamenti, perché gli emendamenti oltre a essere presentati devono essere accettati e poi votati, e quindi ci sono due ulteriori passaggi rispetto a quanto noi oggi siamo in grado di poter dire, e cioè che sono stati presentati. Quindi il problema è naturalmente questo, che loro sono pronti a firmare. È chiaro che non possono firmare prima del previsto 20 dicembre, data per la quale è stato previsto la firma alla Camera, peraltro quindi sarebbe al Senato, deve essere approvata al Senato e poi ritornare alla Camera, dove però basta una mezza giornata per l'approvazione definitiva. Se la questione sta in questi termini, è ovvio che per loro il tutto si chiude solo e se viene approvata la legge di stabilità, perché se vengono approvati i nostri emendamenti si chiude il discorso. Ma se questo non dovesse accadere, e potrebbe non accadere, perché io a loro non l'ho detto, però è ovvio che secondo me quelli che stanno presentando loro, quei due di cui vi parlavo, non possono essere approvati in relazione alla legge di stabilità, perché quelli fanno riferimento all'abrogazione di un articolo e di commi di cui non si parla nella legge di stabilità. Ma visto che la legge di stabilità sta diventando il rifugio un peccatorum, perché si sta mettendo tutto dentro, anche il mille proroghe, può anche darsi che invece quello riesca a passare nelle more non della legge di stabilità ma di tutti gli altri provvedimenti che lì si stanno inserendo. Ma bisogna vedere se e come chi ha presentato gli emendamenti si rende conto
di questa possibilità anche nel caso in cui dovessero essere bocciate in quanto emendamenti e quindi ripresentati invece, ma nel giro di 2 o 3 ore credo, all'interno degli altri provvedimenti inseriti nella legge di stabilità. Per cui a noi adesso rimane il compito di tampinare coloro che hanno presentato gli emendamenti per cercare di far loro capire che cosa è accaduto oggi qui, che cosa sta succedendo, tenendo presente il fatto che, come mi ha detto Fiorentino che mi riceve lunedì, la Puglisi ha caldeggiato questo incontro e anche loro sono rimasti, diciamo, favorevolmente colpiti dal fatto che lunedì, ma lunedì è 17 e il 20 c'è l'approvazione e quindi siamo proprio lì, che ci sia un intervento perché che loro hanno definito tecnico e che per me ho detto è solo politico, perché loro li insultavano e dicevano: ma questi sono interventi tecnici. Ho detto: no, questi non sono interventi tecnici, questi sono interventi politici, perché se qui non c'è un intervento politico molto ben preciso, l'intervento tecnico può avere il suo effetto o meno, perché quelli mi dicono non va bene perché è tecnico e non mi trova, perché non sta bene l'emendamento presentato e non mi trovano una soluzione politica per farlo rientrare da un'altra parte. Quindi da qui a lunedì prossimo le nostre intenzioni e tensioni devono essere tutte le energie, tutte spese per far rendere conto a chi ha presentato l'emendamento di quello che bisogna fare non appena si ha sentore che questi non possano non passare, semmai perché la commissione bilancio li ha guardati e ha detto: no, a noi non ci sta bene, e li ha bocciati. E quindi questo. Io continuo a sostenere, ma può darsi che sbagli, che comunque c'è appunto una impossibilità tecnica nell'applicazione di questo decreto. Perché il fatto appunto che loro debbano stabilire un meglio o un peggio nella definizione di chi può stare o meno in certi posti già fa capire che nell'immediato non può essere speso. Infatti loro hanno parlato di gradualità nell'applicazione, per cui potrebbero anche decidere che l'applicazione verrà fatta, io non gliel'ho detto lì, ma è presumibile, intanto per tutte le situazioni in cui nelle stesse scuole in cui ci sono le persone che sono inidonee, ci sono delle disponibilità, quelli passano subito. Quello potrebbe essere un criterio, come dicevamo, però secondo me potrebbe essere un criterio, perché loro dicono: beh, ma io non ti sposto in un'altra scuola, ti mantengo lì, c'è solo un passaggio di profilo, a quel punto voi siete i primi ad essere trasferiti. Questo lo potrebbero fare. Quindi noi dobbiamo intanto giocare in relazione alla pressione di cui vi dicevo e poi insistere, perché secondo me appunto lunedì noi adesso andiamo al Ministero e lì dobbiamo fare di tutto per arrivare già con delle notizie, forse accompagnati anche dalla Puglisi stessa che ci ha trovato questa possibilità di colloquio, per mettere in chiaro delle cose da un punto di vista politico e poi giocare sulla impraticabilità anche del DPCM qualora questo dovesse passare, nel senso che, ammesso e non concesso che il DPCM passi subito dopo la manovra perché non è stato attuato nulla, noi il 15 gennaio già dobbiamo stare al Ministero della Pubblica Istruzione per andare a parlare con il vecchio o con il nuovo ministro che sia per non far applicare il DPCM, e dobbiamo anticiparla la mossa, la dobbiamo già mettere in campo, perché noi fino ad oggi abbiamo azzeccato tutto perché abbiamo avuto una capacità di anticipare quelle che erano le approvazioni in campo, ponendo il problema, non perché nella spending non abbiano approvato la spending, l'hanno approvata, non perché oggi stiano facendo delle cose, però tutto quello che noi abbiamo fatto ha comunque dato la possibilità a loro di capire quali erano le difficoltà e quindi di porre un problema a loro volta, e questo è quello che dobbiamo fare. Intanto per quest'anno non deve passare l'applicazione, quindi anche il DPCM deve essere comunque fatto slittare eventualmente all'anno prossimo, dovesse essere questa fare, cosa non lo possono fare, no, loro lo fanno, poi l'applicazione la possono mettere dal 1 settembre dell'anno prossimo, e quindi comunque quest'anno tu hai guadagnato 2 anni di ruolo, voglio dire, tra i docenti e i colleghi ADA hanno guadagnato 2 anni di incarico, che non gli serve a niente, perché loro puntano ovviamente all'immissione in ruolo.
però hanno detto in ogni caso che per le immissioni in ruolo, perché noi abbiamo chiesto anche come erano andati gli altri incontri, loro hanno detto che praticamente l'altro incontro sulla questione del precariato è fermo, è bloccato, perché la questione del precariato non può essere risolta da nessun punto di vista, né per i docenti, da quello che ci hanno fatto capire, né per il personale ATA, è perché in ogni caso non ci sono le condizioni per risolverlo. In relazione al personale ATA non si faranno immissioni se non sarà chiarita la questione degli idonei. No, non va in porto. Però quello lo volevano firmare. Sì, ma può darsi anche che lo firmini. Non si fanno bloccare. No, loro non si fanno bloccare, nel senso che c'è un'attività ordinaria che comunque va in porto. Quindi se il 20 dicembre la legge di stabilità è stata approvata senza gli emendamenti, loro firmano, cioè il ministro della funzione pubblica Padroni Crispi firma il DPCM. Poi sarà firmato subito dopo ovviamente da Grilli, però da Grilli, prima Padroni Crispi, poi Grilli, dopodiché ovviamente dovrebbe essere data attuazione, ma io non credo che loro riusciranno comunque a risolvere quelli che sono oggi i problemi. Potrebbero fare una mossa molto brutta, e cioè l'utilizzazione del personale idoneo sui profili immediatamente nella scuola di appartenenza, indipendentemente da tutto il resto. Perché già l'hanno cominciato a fare in alcune scuole, cioè la risposta dei dirigenti e degli uffici scolastici regionali è stata nell'immediato quella: noi ti utilizziamo in segreteria, da oggi in poi lei professoressa... è utilizzata, nel senso che da oggi lei passa le dipendenze degli SGA, e quindi loro lo potrebbero anche fare, che diventa sempre quel discorso di cui vi ricordate già a maggio ci parlarono, loro lo chiamavano ATA Plus in relazione ad una disposizione in tal senso nell'ambito dell'amministrazione statale generale, ma che adesso potrebbe essere fatta a partire da questa situazione. Intanto io ti trasformo in ATA e ti utilizzo là dove sei, perché comunque sei un'unità in più che mi fa, e intanto io governo, mi assicuro un risparmio relativo, ma comunque mi assicuro un risparmio, perché tu andrai in pensione con XYZ. Questo potrebbe essere fatto. Io adesso devo scappare perché vado a scuola. Arrivederci.